Una pala ad altare trecentesca dipinta con pigmenti preziosissimi ed esposta oggi, dopo un lungo e delicato intervento di restauro in una sala adiacente alla Pinacoteca Vaticana, sta attirando l'attenzione e la curiosità di migliaia di visitatori che hanno approfittato delle vacanze estive per ammirare i tesori conservati nei musei del Papa. Si tratta di un'opera straordinaria, unico lavoro firmato dall'artista di formazione neogiottesca Giovanni Bonsi, raffigurante la Madonna col Bambino tra i Santi Onofrio, Nicola di Bari, Bartolomeo e Giovanni Evangelista. Una sacra conversazione, tempera a uovo e oro su tavola, datata a 1371, come riporta l'incisione in basso sul pannello centrale, che secondo il noto studioso Giovanni Poggi decorava la cappella della famiglia Morali nel monastero domenicano di San Miniato a Pisa. Oltre alla naturalezza della figura umana, ciò che colpisce in questo polittico è lo sviluppo spaziale e l'accenno di tridimensionalità, elemento assolutamente nuovo per il tempo. Guido Cornini, storico dell'arte. Sono immersi tutti, pur nella loro individualità, diciamo così, silenziosa, in quella che normalmente viene considerata una sacra conversazione, fra virgolette, cioè questo dialogo evidentemente muto tra la Madonna e soprattutto il Bambino, quindi Cristo Redentore, e coloro che ne hanno imitato l'esempio, cioè i santi, le persone gradite a Dio che hanno un livello di spiritualità superiore. Il fondo d'oro simboleggia appunto questo stato di grazia e di miracolosa, diciamo, partecipazione ad una dimensione contemplativa e metafisica che non si intende compromettere con situazioni di descrizione naturalistica, se non, ed è questa la grossa novità, appunto, sui piani di posa naturalistico nel caso del Santo Onofrio e con un ricco tappeto e addirittura il marmo nel caso dei Santi e in particolare della Vergine. Dopo uno studio attento dei materiali eseguito dal laboratorio di diagnostica con l'ausilio della radiografia digitale della fluorescenza ultravioletta indotta, spiega il restauratore Bruno Marocchini, è iniziato il restauro dell'opera che ha interessato sia il supporto ligneo, diviso in 9 assi, completamente stabilizzato grazie alla tecnica della parchettatura per contenere i movimenti del legno, sia la superficie pittorica, variegata e preziosa, ma anche danneggiata da precedenti interventi di conservazione. La pulitura è stata diciamo, difficile soprattutto perché si è trattato di dover rimuovere in alcuni casi delle ridipinture molto alterate da un punto di vista cromatico, soprattutto sul manto della Vergine, che risultava completamente nero. Quindi si è dovuto intervenire con delicatezza nel rimuovere questa ridipintura senza intaccare quello che rimaneva dell'originale. Attualmente è stato recuperato appunto questo azzurro e quindi ci si avvicina di più a quella che doveva essere l'immagine originaria. E poi anche i fondi, diciamo, su cui poggiano le figure, su queste specie di tappeti rossi e verdi, c'erano delle ridipinture molto scure dove non si vedevano nemmeno le decorazioni che attualmente sono visibili, oltre che ovviamente i colori. Un lavoro nobile durato circa 2 anni che grazie all'allestimento originale, ai pannelli didattici, porta il visitatore non solo a contemplare l'opera del Bonsi in una dimensione quasi teatrale, piuttosto lo introduce in un viaggio appassionato in quella che è la clinica del restauro dei Musei Vaticani, conosciuta in tutto il mondo. Il restauratore capo del Laboratorio dei Dipinti dei Musei, Maria Ludmilla Pusca. La presentazione di questo restauro all'interno di questa sala, all'interno della Pinacoteca Vaticana, permette a un pubblico di turisti di vedere quello che generalmente non è possibile vedere, in quanto l'accesso ai laboratori di restauro è qualcosa di esclusivo che purtroppo è dedicato solo a un pubblico di studiosi e di addetti ai lavori. Generalmente chi osserva l'opera riesce a capire soltanto il momento attuale in cui vede il dipinto, quindi in una condizione bella, buona, in uno stato di conservazione perfetto. In questo momento si può capire quello che ha avuto la storia di un dipinto, la storia conservativa, le vicende conservative, come e perché è stato condizionato un restauro.